Buongiorno a tutti, allora eccoci con un altro video svuota la spesa. Stavolta mi vedete con i capelli in ordine perché oggi ho fatto parrucchiere quasi 3 ore e spesa all'Eurospin, il tutto con mia figlia che è una santa. Devo dire, adesso che sono tornata a casa, è una santa. Si è un po' lamentata quando stava nel carrello perché quando lei vede cracker, pizzette, cose via dicendo, lei comincia a dire pizza, pizza, pizza e vuole mangiare, solo che aveva già mangiato dal parrucchiere che mi ero portata dei cracker e gliel'ho fatti mangiare, quindi ho detto no, adesso è quasi ora di pranzo e non mi va di farle mangiare altro carboidrato, tanto a pranzo che mangerà il carboidrato. Vabbè, ora vediamo. Allora, ho fatto la mia solita spesa da Eurospin. Stavolta ho preso qualche cosa di più per merenda per lei, non ho fatto una spesa grandissima. E ho preso frutta e ho preso una verdura, due verdure, vabbè, il latte per me, insomma, ho fatto varie cosucce, diciamo, insomma, non ho comprato carne, anche se mi sa che avrei dovuto comprare qualche cosa di pesce congelato, però pazienza, ho dimenticato. Va bene, ero andata là perché volevo, c'erano i pannolini in offerta, che costavano, io compro sempre gli Haggis, e costavano un po' di meno, perché costavano sempre 2,99 come gli Haggis, però nei pallonini dell'Eurospin ce ne sono 16 e negli Haggis Unistar ce ne stanno 14, quindi al stesso prezzo, due in più, dici non fa differenza, però ormai ne compro 4 alla volta e quindi vabbè, ho rosicato che la taglia non c'era, perché ormai lei porta la 6 e non ce n'erano assolutamente e vabbè, andrò da Acquestapone, volevo andarci ma con lei era chiedere troppo e quindi ci andrò questo pomeriggio, vediamo se si può. Allora, cominciamo. Ho comprato questi tre rotoli della Soft Dream Extra e li ho pagati. Ah, che bello adesso con lo scontrino. Ci servirebbe qualcuno che nel tempo che prendo il pacco già mi indica dove devo andare a leggere. Allora, 1,39, quindi 3 pacchi 1,39. Vorrei sapere quanti sono di veli, perché c'era l'offerta da Acquestapone, una confezione 1,49 mi sembra, della Niki, che mi piace tantissimo, e quelli erano 200 strappi. Questi non so quanti siano, ma sicuramente di più e costano 10 centesimi di meno, quindi va bene. Poi, ho preso i cracker integrale. Allora, lo so che al primo posto c'è la farina di grano tenero e poi la farina di grano tenero integrale. Pazienza, ce ne fermo una ragione, per adesso non hanno ancora portato dei cracker con delle farine migliori e questi prendiamo, pazienza. E li ho pagati, questi sono un mega pacco da 14 confezioni e li ho pagati. No, aspettate, perché ho comprato più di un pacco di cracker e quindi ok, 0,89, quindi 14 confezioni 0,89. Poi andiamo un po' random. Ho comprato le banane bio e le ho pagate 1,37 euro e sono 6,73 etti, quindi insomma più di mezzo chilo. E poi ho comprato le zucchine, io di solito prendo quelle romanesche dal mio ortofrutta di fiducia, però ero lì e ho letto bio e le ho prese comunque. E sono 700 grammi e le ho pagate 1,79 euro. Poi ho preso le pesche, queste non bio ma di origine italiana, le pesche noci perché io ci vado matta e adesso sta cominciando pure mia figlia a mangiarla, la frutta, quella a pezzi, e le ho pagate, sperando che ci sia scritto anche quanto è il peso, perché non le ho pesate, perché lì le ho pesate nella cassa. Allora, le ho pagate 0,65. E vabbè, costano praticamente 0,99 al chilo, quindi l'ho pagata 0,65, sono all'incirca 6 etti e qualcosa di più. Poi ho preso i miei prosciutti preferiti,
Dio, ad essere sincera, mi piace molto molto di più quello del Lidl, però voi lo sapete, io Lidl ce l'ho, mi stava divenendo una parolaccia, ma non si può dire, ce l'ho lontanissimo e quindi mi sono accontentata di queste che sono in offerta e le ho pagate, e sono 1,20 euro e le ho pagate 1,25 euro ciascuno. Non so quanto è il prezzo intero perché non c'è scritto, comunque erano scontate. Poi ho comprato il Parma 1,299 euro, questo me lo ricordo perché il Parma sempre quello costa, due confezioni. E poi ho comprato di frutta queste perché c'erano le albicocche sfuse che venivano dalla Spagna, vabbè, e queste che c'è scritto prodotto 100% italiano e sono 1 chilo e le ho pagate 1,79 euro, diciamo che va benissimo. Poi ho comprato la mia solita bietola, queste qui, sì, scusatemi. No, spinaci! Ho preso gli spinaci, porca miseria! Vabbè, credo che Virginia li possa mangiare lo stesso, perché la cicoria è un po' amara. Però lo spinaci, ma tanto io sfuso non glielo do, glielo do sempre in mezzo a qualche polpetta, quindi o di pollo o di carne. Ieri ho fatto delle polpette di pollo col Bimby. Buonissime, cotte poi al vapore col varoma, ma una cosa eccezionale. Cioè, mi dispiace che non avevo una salsa d'accompagno e ci ho messo la maionese per me. Virginia ne ha mangiate senza, ovviamente. Però buonissime. Cioè, il colore era un po' anemico perché c'era petto di pollo e prosciutto cotto e parmigiano e pangrattato e uovo. Però, quindi erano proprio bianche, però il sapore era eccezionale. Ho comprato, allora, ora riprendo un attimo il discorso, perché ho comprato il basilico, perché voglio farci una qualche salsetta col basilico e vediamo un po'. Mi sa che ho scordato di prendere lo yogurt, non fa niente, ci metterò il formaggio fresco con lo spalmabile, ma vediamo che tanto lo devo consumare, ma vediamo. Vabbè, tornando a noi, ai nostri spinaci. Pronti da cuocere, vabbè, io questi li lavo e come vi dicevo la scorsa volta, io li cuocio a varoma col Bimby e poi dopo me li tengo cotti, che magari li aggiungo per rotolarli con la carne, oppure appunto, come dicevo prima, li trito e li metto nell'impasto delle polpette. Questi sono, allora, sono mezzo chilo e li ho pagati 1,29 euro. Poi, aspettate che leggo se è un prodotto italiano. Sì, è un prodotto italiano. Vedete? Ok. Poi, ho comprato i limoni biologici. Allora, non è che fossero granché, sono anche verdi e via dicendo. Però, insomma, come ho letto bio, l'ho presi perché i limoni sfusi venivano dall'Argentina. E quindi no. Questi in realtà non so manco da dove vengono, ho letto bio e l'ho presi. Dalla Sicilia vengono, quindi sono stata fortunata perché non ho guardato da dove venissero. E li ho pagati mezzo chilo 1,39 euro. Poi ho comprato 4 cartoni del mio latte, questo qui della Moessere, che costa 0,99 al litro. Ora una busta è finita, andiamo all'altra. Allora, ho comprato, ve lo prendo subito perché Virginia appena l'ha visto l'ha disintegrata. Fortunatamente non ha disintegrato il codice a barre. Ecco, già mi se n'è perso uno. Ecco qua. Ho comprato questi per fare il ghiaccio e sono carini perché si tolgono. Quindi queste sono le offerte di questa settimana. E vedete, pigiate così. E si tolgono due a due e sono molto comodi perché magari non avete bisogno di tutti i ghiacci, ma soltanto di qualcuno e con questi li prendete facilmente. Vediamo un attimo quanto si piegano. Vabbè, ma non pretendiamo di. No, sono duri, però vabbè, no, non potevo pretendere che fossero pure in silicone. E quindi morbidi da sgusciare, ma non fa nulla. Allora, li ho pagati 1,99 euro, si poteva fare, insomma. Poi ho comprato per mia figlia questo. Allora, devo dire che non ci sono delle figure di bambine. Non voglio dire
normali, però tutte molto, capito, vestite alla moda, con gonne corte, insomma, molto carine. Preferivo più una cosa da bimba perché, insomma, non mi va che veda degli idoli troppo bamboline, ecco, troppo frufru, perché comunque ho solo 2 anni e frufru ci andrà vestita a 20 anni, vero? No, vabbè, scherzo, comunque. Quindi ho preso queste che pure in copertina mi sembravano le più coperte, cioè ragazze. Vabbè. E niente, quindi è carino perché ci sono gli adesivi dove voi potete insomma, attaccare la bambolina così che non è vestita e attaccarci i vestiti sopra. È molto molto carino. E poi ci sono anche queste da colorare. Ok, è vero, mia figlia ha 2 anni e 1 mese. Però magari per svagare, gioca insieme a me, insomma, è carino. Certo, a colorare non colorerà, però mi piaceva. Insomma, questo è costato 1,99 euro e si poteva fare. Cioè, l'ho presa più che altro per gli adesivi. E c'è anche, infatti in realtà sono stata un po' scema, perché non ci ho pensato, ci ho pensato adesso, c'è anche il giornalino solo con adesivi, con scritto qua sticker, che sono tutti adesivi. E pensandoci meglio, potevo prenderle quello. Vabbè, che ne so, la mia testa oggi non ci sta. Allora, ho comprato le mie uova biologiche e le ho pagate. Andiamo a vedere, io le uova, ok, 1,15 euro 4 uova. Poi ho comprato questi fruttini. Allora hanno fatto la confezione nuova, vedete, con il tappo in questo modo, quella precedente era così. Ho preso due di queste con la mela e poi ho comprato altre 8 di queste, misto mela e banana e pera. Vabbè, mo non ve li faccio vedere tutti e 10, comunque sia, le sono piaciuti. Allora dovete sapere che la prima volta che l'ha mangiati, cioè, in realtà l'ho finito io perché non le piaceva. Poi, non lo so, le ho messe in frigo, anche se questi vanno conservati, si possono conservare anche fuori frigo. Le ho messe in frigo e come merenda si vede che la sente fresca e se li mangio adesso. Quindi ne ho presi 10, siamo a posto per 10 giorni. E queste costano tutti il singolo 0,49 centesimi, quindi si può fare, insomma, considerate che io glielo do il pomeriggio, sempre perché non le ridò, cioè la mattina magari le do il cracker, ma al pomeriggio cerco di darle la frutta. Poi ho comprato questi pomodorini, c'erano anche quelli bio, però boh, vabbè, tanto origine. Questi sono datterini e sono pomodoro di Pachino IGP. E sono della Sicilia, vedete, c'è l'immagine della Sicilia, ok, e li ho pagati, adesso arrivo, pomodoro 1,29 euro e sono 300 grammi per 1,29 euro, va benissimo. Poi ho comprato questo che mi è finito, questo qui della linea. Io ho comprato questo qua, lo compro e lo ricompro. Adesso gli hanno anche cambiato il packaging, ma mi piace tantissimo. E questo l'ho pagato. L'ho pagato 300 ml, 2,49 euro. È biologico, è certificato, lo vedete, certificato, e mi piace molto. Poi ho comprato il basilico, perché è basilico, perché magari ci sta pure, ho comprato il prezzemolo, no, è basilico. Ah, vedi, prodotti del Lazio, vedi che figo. Senza sapere ho comprato una cosa proprio del Lazio, perché io prendo le cose così tante volte. E l'ho pagato 30 grammi 0,89. Poi ho comprato, ok, i soliti biscotti, questi della Dolciando Frollini integrale ai 5 cereali. Sono 300 grammi e li ho pagati, vediamo un po', li ho pagati, mamma mia, 3 ore. Li ho pagati? Oh, scherzo. So io che cegata che non leggo.
erano i primi. Le cose quando non si trovano sono sempre all'inizio. 300 grammi, 1,89 euro. Sono buonissimi. Buoni, buoni, buoni. Poi veniamo ai nostri cracker. Allora, ho comprato questi che sono uguali a quelli della Lidl che avevo comprato, insomma, qualche settimana fa. Devo controllare l'inci perché li ho fotografati e devo controllare se sono uguali. Scusatemi un attimo, mia figlia. Allora, meno 40% di grassi, ma non è che li ho presi per quello, li ho presi perché comunque mi piacciono e sempre per mia figlia, per le merende di mia figlia, e li ho pagati, questi come si chiamano? Cracker leggeri, l'avevo letto prima, cracker leggeri, 250 grammi, 0,99 centesimi. Poi ho comprato due di queste sfoglie, anche questi uguali a quelli della Lidl e li ho pagati 180 grammi 0,99 centesimi. Poi ho comprato questo bicchiere di plastica perché ora Virginia sta bevendo dal bicchiere e mi piaceva tantissimo il colore, questo arancione bellissimo e fluo, e l'ho pagato 1,99 euro. Oddio, mi è volato, vabbè, è molto molto carino. Scusate. Poi ho comprato le veline che erano sempre in offerta, queste le metto lì dove c'è il fasciatoio di Virginia e le ho pagate 0,79 e sono 150 pezzi, ovviamente al contrario, no, era giusto prima, 150 pezzi, due veli. Poi ho comprato il mais perché quello che avevo me lo sono fatta scadere, perché la volta prima avevo fatto vedere che avevo comprato il cuoci mais da forno a microonde, ancora non l'ho usato perché sono andata a prendere la confezione che avevo comprata anni e anni e anni fa, scaduta ovviamente. E quindi mais popcorn, questo qualità garantita, buoni di natura sempre, mo non so da dove vengano, vabbè. E li ho pagati 400 grammi 0,99. Poi ho comprato in ultimo due cose. Allora, la caciotta dolce Pascoli Italiani, questa sempre per Virginia. Caciotta dolce di pecora. Ma perché non leggo? Vabbè, le piacerà lo stesso, tanto le mangia tutto, pure il formaggio ne va matta. E l'ho pagata 4,40 euro. Mazza, vabbè, sono 400, no, non lo so quanti etti sono. Esco qua, sono 440, quindi costa 9,90 sì al chilo. Sono 440 grammi. E poi, ultima cosa, ho comprato lo zenzero in polvere perché tutte le volte che mi va di fare, pure l'altra volta ho fatto lo spezzatino e non c'avevo lo zenzero, oppure anche nella cosa di petto di pollo, insomma, ogni volta che faccio qualcosa di carne lo vorrei mettere, oppure anche per farmi, vabbè, questo per farmi le tisane, no, perché è in polvere, però comunque sia per averlo, 80 grammi, 1,99 euro se non mi sbaglio. Sì, zenzero in polvere 1,99 euro. Ecco che c'è un buchettino e esce fuori. Yeah. Poi, ho speso più di 30 euro. Sì, ne ho spese 53 e 43. E mi hanno dato in omaggio il materassino che ho preso blu. Perché c'era blu o rosa? Rosa dico no. A parte che non è che mi serva perché io tanto il bagno lo faccio con lei. E c'ho il suo materassino, cioè ci sta lei dentro, io sto là che faccio, la faccio da una parte all'altra e basta. Allora ragazzi, a parte bando alle ciance, ok, aspetta che controllo. Sì, questa era tutta la mia spesa e vi ringrazio per aver guardato il video. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!